Una strada pericolosa, la denuncia arriva da alcuni residenti, cittadini di Colle Corvino, che oggi sono qui a manifestare nei pressi della provincia di Pescara. Consigliere Pettinari, è stata firmata anche una petizione. Sì, parliamo della strada provinciale Viale De Pini che conduce a Colle Corvino dal civico 10 al civico 120, una strada pericolosissima dove le macchine sfrecciano ad oltre 120-130 km all'ora. Potete immaginare il rischio per l'incolumità pubblica di questi residenti. Non c'è un marciapiede, bambini, adulti, perché un centro urbano, sono costretti a camminare sul ciglio della strada con il rischio di essere veramente investiti. Ci sono stati tanti incidenti, di troppi incidenti. Noi, i cittadini, hanno presentato una petizione con oltre 259 firme presentate al sindaco, al presidente della provincia, che è la stessa persona. Un mese e mezzo, a luglio, siamo stati qui ad incontrare il presidente della provincia e abbiamo posto delle richieste e delle proposte: l'installazione di una telecamera per verificare la velocità, l'installazione di cartellonistica e colonnine lampeggianti per fare da deterrente, tutto ciò che si può fare per evitare e limitare la velocità, e soprattutto la installazione di un marciapiede. Lì non c'è un marciapiede. Era stato preso un impegno, purtroppo ad oggi non abbiamo visto nulla e quindi siamo stati costretti a scendere in strada, in piazza, a manifestare con questi cittadini. Lei è una residente di Colle Corvino, abita proprio nei pressi di questa strada. Insomma, voi avete firmato questa petizione perché siete preoccupati proprio per l'incolumità anche dei cittadini. Sì, io non è da adesso che sto facendo questa, tra virgolette, battaglia. Sto insistendo un po' di più da 4 anni a questa parte perché ho rischiato che mio figlio finisse investito lungo quella strada mentre aspettava il pulmino che lo portava a scuola. E sinceramente non mi sta bene. Credo che a nessun genitore sta bene questa cosa. È un centro abitato, è la linea continua, senza marciapiedi, non c'è nulla dove ti puoi accostare. I ragazzi o le persone sono costrette a prendere il pullman davanti, proprio sul ciglio della strada, perché non c'è neanche una rientranza. Io ringrazio il sindaco, nonché il presidente della provincia, che ci ha accolto il 20 luglio, dove abbiamo fatto queste richieste. Lo ringrazio tantissimo. Però dal 20 luglio ad oggi non è stato fatto nulla. Penso che si rischia tanto.